L'amore si muove è il titolo di un importante convegno sulla famiglia, sui valori, sui rischi e sui pericoli da evitare, che si è tenuto presso la sede del Parco Regionale del Matese a San Potito Sannitico, organizzato dall'Università Popolare del Matese. Ai lavori hanno partecipato illustri relatori del mondo accademico, scientifico, ecclesiastico e militare. A margine dei lavori, Luisa Porto ha avvicinato per noi due dei relatori. Dottore, il suo intervento all'interno del convegno di oggi tratta un tema sicuramente particolare, sull'attenzione, forse le troppe cure che vengono date ai bambini che creano un nucleo caldo, lei l'ha chiamato così. Nello specifico di cosa si tratta? Questo è un dualismo un po' particolare, il nucleo caldo perché il nucleo caldo è quello della famiglia, dal focolare domestico, dell'educazione che il bambino dai 3-6 anni dovrebbe ricevere nella scuola, dai propri genitori, dalle persone che gli stanno intorno. Però nel contesto di questo argomento c'è una cosa che è alquanto orribilante, cioè quella che è la follia, poi è omicida, di questi bambini che se non vengono giustamente trainati, portati per mano, possono deviare, possono delinquere, possono uccidere. Ecco che poi ci ritroviamo sui giornali, sui network e quant'altro, i matricidi, i parricidi, i bullismi, le baby gang e quant'altro. È una società che va un po' trainata per il verso giusto, troppe parole e pochi fatti. Questo perché? Perché noi non siamo abituati nella società che definiamo civile ad ascoltare le persone, perché se ognuno di noi avesse un po' di buonsenso, un po' di intelletto, lume della ragione, nell'ascoltare prima di parlare, probabilmente questi fenomeni sarebbero molti, molto di meno. Bisogna dunque trainare, indirizzare sin da piccolissime le persone. Ripeto, secondo le neuroscienze, dai 3 anni, secondo la psicoanalisi tradizionale dai 6 anni, però già dall'asilo nido, dalla scuola materna, bisogna fare in modo che il bambino cresca in un ambiente sano. Io ho avuto modo con il direttore Applauso ieri sera di sentirmi, ci sentiamo tutti i giorni perché siamo amici e condividiamo questi problemi sociali molto importanti. Di fare un esempio ieri sera, telefonicamente, se noi mettiamo in un vaso di terracotta un fiore e durante le ore calde e torride d'estate non lo innaffiamo, cosa accade? Accade che verosimilmente inaridisce e muore. E morendo quel fiore, che cosa muore? Moriamo noi, muore la società, che invece ha bisogno di essere alimentato continuamente. Alimentata, ascoltata dalle istituzioni, dalla Chiesa, da noi che siamo un po' gli operatori della sanità, della psiche. Invece questo spesso non accade. Veniamo a fare i convegni, veniamo a fare i congressi, diciamo parole bellissime, superiore alla Treccani, però spesso terminato il convegno, terminate le parole, termina tutto. E l'apatia poi diventa la schizofrenia, lo schizzo rompere a pezzi. E noi dobbiamo evitarlo assolutamente. Dobbiamo evitarlo nel modo più assoluto perché la società è nostra, siamo noi, come lo Stato. Lo Stato, chi è lo Stato? Lo Stato siamo noi, quindi se noi deviamo, se noi ci comportiamo in modo anomalo, chi è che poi alla fine ne dà le conseguenze negative? È la nostra società, è lo Stato. Dobbiamo spronare anche il corpo insegnante, le istituzioni, come dicevo prima, il clero che negli ultimi tempi sta dando un po' out. Mi fermo qui perché non è il luogo né il modo, però ora e te lavora, prega e lavora.
Partiamo con il commentare il titolo del convegno di oggi, molto interessante, sicuramente dal significato particolare. L'amore si muove. Che cosa significa? L'amore è una cosa essenziale, soprattutto in un convegno dedicato alla famiglia. Dobbiamo incominciare da questa parola per ritrovarci come persone. Abbiamo perso il senso dello stare insieme, del comunicare, l'affettività, la tenerezza, l'abbandono, perché no, di ritrovarsi come nucleo familiare. Oggi c'è un libro molto bello che si chiama Sfamilia. Sfamilia fa pensare a una famiglia dissociata, a una famiglia che non ce la fa. No, la famiglia ce la farà sempre, perché la famiglia si muove, la famiglia genera, la famiglia procrea. La famiglia si fa domande soprattutto nelle difficoltà. E quando si dice che oggi c'è poca attenzione alla famiglia, la famiglia si muove per sé, perché la famiglia ha le radici, è come un albero, continua a vivere, anche se c'è vento, anche se c'è tempesta, anche se ci sono i tuoni, la famiglia ce la fa. Questo era il concetto. Beh, è stata poetica, glielo posso dire. Viene dal cuore. Questi due anelli, no? Un po' il maschio e la femmina che camminano insieme, quest'unione anche suggellata da un incontro, da un'emozione, e soprattutto dalla parola amore, ce ne dobbiamo riappropriare tutti. Per cui l'augurio è quello che facciamo oggi, proprio come associazione Dopo il Silenzio, ma soprattutto come Università Popolare del Matese, è quella di ricominciare, di mettersi in cammino per incontrare gli altri. Grazie, dottoressa. Grazie a voi. Da San Potito Sannitico è tutto, Luisa Porto per casertasera.it.